Oh, ragazzi, buonasera a 2 minuti tutti. siamo Perfetto, pronti, barba. raga. Allora, siamo. Ma quando fa? È stato Processi un tutto. po' in ritardo, però. Gioco. Puoi uscire, grazie. Noi qua stiamo interloquendo di Fuori. Non so, non so, questo. parteggio in bianco. Sicuro, Buonasera, anzi. come state? Tutto Ma in bene, verità tutto sì, lei è bene? un curatore, quindi se ne può andare Sicuramente fuori dalla porta prima che la no. faccia sbattere fuori. Ragazzi, buonasera, signori. Salve. Buonasera. Salutate Buonasera. La live. il socio, salve. Ciao. Salve. Ciao, la stiamo tipo. Salve, Buonasera a barba, tutti, va. Steve Sniper. Porco. Ma la faccio commentare, non so voi come Porco, è lei. caduto Eccolo, tutto. arrivo. Non posso. Oscar. Io sono stasera, Eh vuoi, sì, vuoi? oggi tutti qui. Stavo urlando mentre ho urlato Porco. Oh, è Terribile. arrivato il Oh, nuovo avvocato ora che sei al con il giudice banco. logo cane. Un bastardo È che ha andato al dentro. chiamo, C'è Discord, eh. ricorda? Ciao, dai, sa che la chiama. Bravo, fuori. La chiave. Guarda Comunque, che bravi ciao. giudici che Vostro siete. onore, Oh, non faccia caso al ci sta la donna qui di pacco fianco a me? Ti ho comprato un pacco Happy Birthday. No, basta, ne prego. La tua tifa lì. Reggaeton. Basta, te scongiuro. Reggae. Aia. Stanno Mi su hanno usato Babbo Natale. la Ecco, arrivo, adesso mi Aia, andate denunci. serata, Scusa, aia, non respiro più. arresti cardiaco. Basta che Valvola sistolica spostata di mezzo millimetro. anzi, no, c'è sta che i medici Ho hanno coperto il culo in un modo pazzesco. sentito il giudice, sento Ma io l'avvocato, dico, andate a ma vedere. l'idea di fare sta roba. Mi è venuta on fly proprio, è venuta proprio in quel momento. Ho detto, io sono un Ti è top uscito il culo rapì procuratore. che c'hai in tese, proprio. Eh? Ti è uscito il culo rapì che c'hai in tese. Raga, stop, sono tutti pronti. Sono tutti pronti, andate Vai, fuori. Procuratore, vai fuori. Procuratore fuori, De Sanctis Marshall anche. fuori, grazie. Non devo fare sicurezza. No, non qui No. dentro. Siete Lo so. pronti, giudici? Ci siate, Ci sta lei? Sì. Siamo tutti Ci pronti qui. state Salve Babitta, tutti? buonasera. Sì. Partiamo con il Sono 203. insieme, ma sono la stessa persona, lo stesso Ah, processo. sono Sì. insieme, penso. Insieme, Vai a penso. controllare. Sì, un attimo. In verità no, perché hanno Eh fatto due sì. processi. Ma perché hanno fatto due processi? Non lo so, non l'hanno messo uno unico. Oh, Facciamo vi uno. decidi, li volete fare Ma insieme? chiamiamo Oscar, Controllo, sì, chiama un attimo, devi Oscar, decidere. chiama Oscar un attimo. Sì. Farlo fa unico. Mamma mia, sti procuratori, quando me ne sono andato io proprio. Bah. A sfascio. Vero Woldridge? Woldridge. Woldridge. Oh, Oscar, facciamo un processo unico, perché non ha senso fare separati. E Negativo. ti sto imponendo io da giudice che non facciamo, lo E faremo unico. allora digli all'avvocato, va bene. Perché l'avvocato, scusami, è un corrotto, quindi cosa vuoi? Come corrotto? Che senso? Come? Non devo dirlo? Non è corrotto, Ma ragazzi. non è corrotto. Dai, facciamo le due passi, andiamo. Lo so, faccio i Due più o corrotti, uno? sì, stasera scegli i più corrotti. Barba. Facciamo le Decidetevi. due separati, va, sennò Vai, piange Oscar. cancelliere, inizia ad Oh, andare. Prendi madonna. Woldridge in braccio, andiamo. Tesoro, andiamo. Sì. Sai di tre nomi, sarà Buonasera impegnativo. signori, tutti in aula, Vuoi dire processo tutti i numero nomi? 203, lottato contro Andrew Simons. Presiede l'onorevole Charles Foster, Elizabeth Woodridge Grant e l'assistente giudice Alessio Bruno. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Oggi siamo veramente una corte. Buonasera a tutti, signori. Mamma mia, quanta gente. Buonasera a Prego, tutti. accomodatevi, grazie, signori. Sta in piedi, sta in piedi. Siamo in piedi noi. Buonasera accusa, buonasera difesa. Prego, Buonasera a lei. Buonasera, Vostro Onore. procura, iniziamo pure. Mi sa tutti Ah, insieme. Chic, Buonasera, finisci di Vostro scrivere Onore. cazzate là, vieni a Buonasera, giocare, che sei la tirabuccia avvocato. fuori, che sei attivo. Oggi trattiamo due processi in un colpo solo, il processo Vedi? 203 e il processo 204. Lo Stato contro Andrea Simmons e Samuel Ma è Simmons. scemo? Entrambi i due sceriffi sono accusati di corruzione Come e stai sono stati male? portati davanti a questa corte Ma con come tale accusa, scemo? in Sì, quanto vai. durante una Sì, è un sparatoria di motivo. polizia avvenuta all'incirca una settimana fa, i due sceriffi stessi hanno
portato all'arresto di un soggetto, se solo non fosse che quel soggetto gli hanno semplicemente rimosso l'arma che aveva addosso, gli hanno tolto le manette e hanno avuto la brillante idea di farlo andare. La mia ringa iniziale per ora si chiude qui. Perché e ne si riparleremo per dopo ora? Con le prove, vostro onore. Eccomi, scusate, un attimo via. Che successo? Niente, ha finito la ringa iniziale l'accusa. Puoi anche dire tu, puoi parlare se non parlo io. Bene, difesa, procediamo con la vostra ringa iniziale. Detto ciò, che ne so, che il mio cliente dice che non è vero nulla di ciò che è stato messo ai suoi confronti. Bellissima ringa. Bene, è concluso? Avvocato, avvocato? Sì. Ha concluso la sua ringa? Sì, io ho concluso. Perfetto. E poi spiegherò tutto il... Perfetto, perfetto. Bene. Prego, difesa, accusa, abbiamo testimone a chiamare in aula? Affermativo. Bene, partiamo col primo. Come primo testimone chiamo il vice comandante. Bene. Mauro, mezzogiorno. Mezzo. Secondo il banco del... Prego, cancelliere. Era nell'arma con Evans 2F e niente, Evans. Ma è bravissimo il suo avvocato. No, era uno che non ha mai fatto l'avvocato e l'hanno dovuto fare, fare improvvisamente stasera perché non c'erano avvocati. Sennò. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità e nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale o giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. E di non nascondere nulla in quanto a mia conoscenza. Prego. Bene, testimone, si identifichi. Buonasera a tutti, sono il vice comandante Mauro Mezzogiorno del Dipartimento di Polizia di Los Santos, matricola di riferimento 012. Presto servizio presso questa centrale all'incirca da 21 anni. Che precisione questa descrizione, buonasera. Ecco. Buonasera a lei. Prego, accusa, iniziamo. Buonasera vice comandante. Salve. L'ho chiamato a testimoniare, sì. Quanto poi chiameremo anche il diretto interessato della bodycam, però dalla bodycam si evince anche la sua figura in questo conflitto a fuoco, conferma? Confermo. Bene, ci può dire esattamente, passo per passo, che cosa è successo quel giorno e per quale motivo vi trovavate a Sandy Shore? Ci trovavamo nei pressi di Sandy Shore in quanto c'era stato richiesto un supporto riguardo un conflitto a fuoco da soggetti ritenuti ostili poiché armati. Ci siamo recati lì in quella zona e abbiamo prestato servizio e supporto come di nostra consuetudine appunto nei confronti dello sceriffato di Paleto e di Sandy. Ottimo, quindi siete arrivati come supporto a una sparatoria. Esattamente. Bene, una volta arrivati sul posto, come è proceduto l'operazione dal vostro lato, insomma? Abbiamo proceduto come di nostra consuetudine, dopo che abbiamo fatto, diciamo, dei controlli abbastanza dettagliati e accurati, abbiamo ritenuto che la zona in questione, dove ci fu conflitto a fuoco poco prima, era ritenuta ormai in una zona abbastanza tranquilla, priva di pericolo. Ossia, come diciamo nel nostro gergo abbastanza comune, era una situazione di codice 4 e abbiamo provveduto a chiamare il supporto medico e intervenire per dare supporto ai colleghi rimasti feriti durante il conflitto a fuoco. Ottimo. E durante appunto questo supporto medico chiamato, immagino che poi, come si vince dalla bodycam, è successo quel che è successo ed è il motivo per cui i due imputati si trovano in aula quest'oggi. Esattamente. Nonostante all'inizio gli imputati fossero un po' restii nel voler affermare le loro colpe e quello che loro avevano commesso precedentemente, dopo facendoci una lunga chiacchierata sia con il Simmons 1 che con il Simmons 2, hanno confermato che ciò che io stessi dicendo poc'anzi da svariato tempo, all'incirca 30-40 minuti di chiacchierata, si è rivelato vero. A loro dire, inoltre, giustificano
il loro gesto come qualcosa per poter afferrare qualcosa di più grosso. Oh, Silent, grazie. Ma dopo tutto, follow, chi siamo noi per decidere cosa è grosso e cosa è fine dinanzi alla legge? Dopotutto, chi sbaglia, sbaglia, al di là che lo fa in un modo, al di là che lo fa nell'altro. Vicecomandante, lei mi conferma che il test A e il test B, ovvero i due imputati, hanno rilasciato al soggetto che successivamente è stato poi rilasciato durante la sparatoria un porto d'armi, quindi un certificato medico per acquistare delle armi legalmente in questa città, nonostante il soggetto stesso avesse già la fedina penale sporca? Confermo. Ho finito, vostro onore. Grazie. Difesa, prego, puoi interrogare il testimone ora. Avvocato. Va benissimo. Prego, si può accomodare. Allora, una domanda ti volevo fare. Prego. Quando si fa l'investigazione, giusto? Sì. Okay. Ci sono delle persone che ti devi fidare, no? Giusto? Si chiamano collaboratori di giustizia, collaboratori nel termine esatto. Giustizia. Perfetto. Si chiamano collaboratori di giustizia. Che cosa fai tu da poliziotto? Provi a coprirli in tutti i suoi lati, anche se sbagliano, per tirare fuori delle informazioni giuste. Se una cosa dice la legge, il regolamento interno del nostro dipartimento di polizia, qualsiasi agente può avere a disposizione uno o più collaboratori di giustizia a suo carico, con l'unica considerazione che il proprio collaboratore di giustizia non potrà mai commettere nessun tipo di reato e lei come agente di polizia non potrà mai agevolarlo affinché possa fare tale. Ma per arrivare a tanto ti devi anche un po' sporcare le mani, o mi sbaglio? Lei non se l'è mai sporcata in 21 anni? Assolutamente. Obiezione, no. Obiezione, vostro onore, domanda non pertinente al caso, l'avvocato sta sviando. Quindi anche tu, eh? No, sto facendo una domanda per far capire al giudice perché i miei clienti hanno sbagliato. Non volevo respinta, respinta, vada avanti, avvocato. Mezzogiorno, assolutamente. Non l'ho mai fatto, e perlomeno dal momento in cui decidessi di prendere qualsiasi tipo di decisione che potesse comportare quello che è l'infrazione della legge stessa, bisogna sempre farne il rapporto ad un ufficiale di polizia, cosa che in questo caso non è successa, motivando logicamente quelle che sono almeno 3, 4, se non 5 motivazioni del perché lo si sta eseguendo. Allora la loro colpa è un abuso d'ufficio, in poche parole mi sta dicendo. No, la loro colpa è che hanno commesso un reato a te pari, quasi paragonabile alla corruzione. Corruzione no, perché loro non hanno preso soldi. E infatti ha detto bene, non hanno preso i soldi, hanno preso una pistola, allora L'hanno buttata via nascosta, occultando tutte le eventuali prove, negando di fronte a un ufficiale di polizia, quello che è il vice comandante, del fatto che l'avessero effettivamente nascosta dentro il blocco 7 del cazzo di carcere di Bullingbrook, e poi dopo hanno mentito spudoratamente per almeno 4 ore. Alla domanda, io la rifaccio, è stato sempre pulito? Assolutamente sì. È riuscito mai a chiudere un'inchiesta fatta bene? Assolutamente sì. E se sono dove sono, sicuramente non è per quello che hanno fatto neanche loro. Perché fino a prova contraria. Sono soldati che si sono sporcati per te. E loro sono dei soldati che si sono sporcati. Mai infrangendo la legge. Bene. Ok, io ho chiuso. Non ho altre bene domande. Per... bene, difesa, grazie. Può tornare al suo posto. Oh, però le domande è bravo, eh. Sì, raga, cioè, secondo me dobbiamo essere clementi per tutto quello che sta provando a fare. Bene, accusa, abbiamo altre domande per il testimone qui presente o possiamo rimandarlo al posto? Negativo. Oh. Negativo diamo, che significa? Secondo... non ho più domande da fare al test numero 1, però chiamerò il test mezzogiorno al banco. Mezzanotte, pardon. Ah, pensavo fosse la giocata dello scorso avvocato. Può tornare al posto, grazie. Ma ti ricordi quando gli ha puntato l'M4 davanti alla faccia? Mezzanotte il cappello. Giudice. Sì, un attimo. Una cosa. Metta la mano sulla Bibbia. Tranquillo. Ripeta dopo di me. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
e di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Testimone? Testimone, non qualcuno sentiamo, lo faccia urlare. Testimone, gentilmente, risponda, prosegua. Urli lì, gentilmente. Testimone? Aspetta. Aspetta un cazzo, cioè non può mutarsi così da un momento all'altro. Mi sa che abbiamo perso il test vostro. No, secondo me è il microfono. Date un secondo. Cancelliere, controlli il microfono. Controlli il microfono? Date un po' d'acqua alla testa. Sì, parlate un po' d'acqua al testimone, gentilmente. Il signore ha avuto un problema di cervello, arriva. Ah, ok, ok. Grazie. Parlano di cervello. Ah. Vabbè, chi li calza? Ti lascio qua un bicchiere d'acqua. Grazie. Appoggi il bicchiere, servirà per dopo. Servirà un po' tardi. Dopo il testo, magari. Unlucky. Chi li calza i testimoni intanto? Abbiamo altri testimoni intanto, che procediamo con il prossimo. Negativo, vostro onore. Ah, voglio proseguire nella vicenda passo per passo, senza nessuna virgola. Che due coglioni, Oscar, mamma mia. Sa che le farò una statua nel mio ufficio da qualche giorno. Che culo. Salve, giudice, comunque. Scusi il ritardo. Ah, buonasera, lei è, mi scusi? È il cancelliere. Cancelliere Cooper. Ah. Salve, oggi tutti al completo qua. Prego, si accomodi, cancelliere. E dove? Qua è occupato all'altro, aspetti. Si accomodi. Vabbè, qui, si mette a fianco, da qualche parte. Metto a piedi, in piedi. Metto così. Quanti cancellieri stasera? Stasera è stata importante. Forse perché, importante tutti, forse perché tutti risentono che potrebbe essere l'ultimo processo. Secondo me raga è l'ultimo, tu ci stai scherzando? Vabbè, vedremo, se venerdì presenterà un nuovo il 6.0, sì, sì. Vedremo se quando sarà effettivamente il grande giorno. Pure resuscitato. Ah, mezzanotte, buonasera. Sì, sì, perfetto. Ancora non è il suo orario, cambio. Scusate, ma oggi giornata proprio no, eh. Ma davanti a tutti si... mettendo la lista da tribunale. Ma davanti a tutti si spoglia. Dicevamo un po' di contegno. Ok, continuiamo. Giudice, non ci parla. Ripeto, dopo anche se doveva dire che dire la verità. È un bel vedere. Giuro di dire la verità. Ma anche tu, aspetta. Tutta la verità. Dico la verità. Nient'altro che la verità. Non ci dispiace. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Prego. Gentilmente testimone, si identifichi, grazie. Agente Aaron Mezzanotte, matricola 660. Bene, accusa, iniziamo pure. Affermativo, un secondo vostro onore, consegno il referto di due all'avvocato, lascio una copia anche a lei, questa grazie. È la bodycam dell'agente Mezzanotte. Mezzanotte, l'ho chiamata in quanto lei è la persona che mi ha consegnato la bodycam realmente di quello che è stato l'accaduto. E prima non ho voluto fare delle determinate domande al vicecomandante perché sarebbero stati doppioni, insomma. Come si evince dalla sua bodycam, lei va a perquisire il soggetto che successivamente è stato rilasciato esattamente vestito con una camicia bianca e rinviene su di lui un porto d'armi e una pistola con delle munizioni 9 sarà mm, buggato... conferma? Affermativo. Sarà buggato la bodycam del PG d'altro. Bene. Uy, Sara, ci può raccontare, nonostante si evince dalla bodycam, passo per passo, che cosa nota con i suoi occhi? Allora, dopo il conflitto a fuoco di cui già si è parlato prima, i soggetti si trovavano praticamente tutti per terra in attesa dell'arrivo dell'unità medica che potesse aiutarli. Uno di questi soggetti è stato perquisito e addosso a lui è stata rinvenuta una calibro 50 con numerosi colpi d'arma da fuoco. Ora, il problema è questo. Nel momento in cui ci siamo divisi il lavoro con, in comune accordo con lo sceriffato, ho visto allontanarsi dalla zona questo soggetto.
Poco prima dalla mia bodycam si è vinto appunto, ma anche dal fatto che l'avessi vista effettivamente con i miei occhi, che i due sceriffi in questione avessero portato il soggetto dietro una casa che si trovava lì nei pressi della zona. E ho visto il soggetto allontanarsi correndo verso il mare a piedi. Siamo intervenuti prontamente io, il vicecomandante e il sergente. E quando è stato dichiarato nuovamente in stato di fermo in quel caso, perché aveva appunto affermato il soggetto che i sceriffi l'avessero lasciato andare, ci siamo accorti che questa calibro 50 era sparita e addosso a lui c'erano solamente questi colpi 9 mm. Così abbiamo fatto i dovuti accertamenti e da questi accertamenti poi è uscito fuori quello che doveva uscire. Quindi lei mi conferma che i due imputati al banco della difesa sono i due soggetti che hanno messo le manette e perquisito, come si evince dalla bodycam, nella parte sinistra del locale, nella zona all'incirca di una porta, il soggetto che poi è stato ritrovato in spiaggia sul lago di Sandy Shore? Sì, affermativo. Ho finito con le domande, vostro onore, per ora. Bene, grazie. Difesa, prego, al suo turno. Qua o vince o vince, se no... Adesso vediamo qua. Buonasera. Ale. Dimmi. Ma questo è il processo di Andrea? Non la sento parlare. Tutte e due, tutte e due. Insieme? Avvocato, sì, non la sentiamo. Il momento esatto che lei ha visto, sì, che i miei clienti hanno levato la pistola al pregiudicato. Il momento esatto, mi perdoni? Come ha visto lei che hanno levato la pistola al pregiudicato? Non è stato visto, è stato confermato da loro stessi. È stato confermato? Ma sì. Lei all'inizio? No, il soggetto è stato ritrovato senza la pistola. Della perquisizione si sono occupati due colleghi che non erano muniti di bodycam, in quanto okay, a loro detta la bodycam era distrutta, quindi non avevano prove di quello che fosse okay, successo. E successivamente, parlando con il soggetto ci ha dato questa pista da seguire, e parlando con i sceriffi poi hanno confermato ciò che era il nostro pensiero, ovvero che questa pistola fosse stata presa da loro. L'hanno confermato loro, perché loro stavano nella buona sorte e voi colleghi capivate quello che stavano facendo. Invece da parte vostra c'è stato solo un pensiero negativo nei loro confronti. Beh, mi perdoni, quando un agente di polizia occulta delle prove c'è poco da pensare. C'era sempre un buon fine o no? O no, obiezione, vostro onore. Obiezione. Contegno polemico. In che senso? No, significa. Dica. Che cazzo è che intendo politico? Per lei. E ci confrontiamo un attimo tra di noi, Sieri, un attimo, l'obiezione sospesa, ci confrontiamo un attimo. Non esiste il contegno polemico, Massimo domanda polemica, ma lui non ha polemizzato su niente, cioè che significa? Rispondi tu, rispondi, sì, dai, rispondi. Obiezione respinta, può andare avanti, avvocato. Ok, lei mi parla di buon fine, corretto? Sì. Le chiedo se è anche buon fine rilasciare un porto d'armi a un soggetto con fedina penale sporca 10 minuti prima che fosse ritrovato in una sparatoria, con una calibro 50. Non credo che questo sia un buon fine. No, quello non era un buon fine, ma era sempre un buon fine per loro, perché avevano trovato una persona che gli aprivano le porte a delle persone che vendevano delle armi. Mi perdoni, la polizia non è la legge, la polizia fa rispettare la legge. Se noi in primis non rispettiamo quello che la legge impone, non siamo meglio delle persone che arrestiamo. Purtroppo delle volte, come ho ripetuto prima, per arrivare a dei punti bisogna sporcarsi le mani. Questo è quello che dice lei, non quello che dico io come agente di polizia. E non è quello che io giuro quando decido di arruolarmi nel dipartimento. L'unico loro errore dalla parte
parte, come la vedo io, è soltanto che loro non hanno parlato con superiore, perché hanno peccato su quel lato, ma non che loro avevano qualcosa di cattivo, pensieri cattivi, perché da quando erano piccoli che loro volevano fare i poliziotti, ce l'hanno dentro, state rovinando due poliziotti che volevano fare carriera e hanno sbagliato a fare dei movimenti. Mi permette, io non sto rovinando nessuno. La possibilità di confermare ciò che avessi pensato di entrambi gli sceriffi che si sono occupati della perquisizione del soggetto l'hanno avuta. Non hanno voluto ammettere in prima il loro errore, nascondendo quelle che sono le prove, e solamente dopo ore e ore di interrogatorio hanno ammesso. Se fosse stato un intento positivo il loro, quindi non avessero avuto fini sbagliati nel corso di questa indagine, se così vogliamo chiamarla, e nel corso di questa operazione, avrebbero ammesso subito il loro errore, se così vogliamo definirlo. Quello che volevo farti capire io, che voglio far capire anche al giudice, loro si sono impauriti al momento. Dire la verità in quel momento, che loro sapevano che sbagliavano, lo sapevano benissimo. Un agente di polizia non dovrebbe aver paura di dire la verità, perché sa sempre di essere nel giusto. Ma hanno visto la loro vita, il loro lavoro, stare in vita, andare in fumo per una stupidaggine che avevano fatto. Loro l'hanno capito subito dopo. E questo lo hanno capito mentre occultavano le prove nascondendo la pistola? Oh! Non credo che... Scusi, che ho sentito questa cosa, l'hanno capita... C'è una voce di Pietro che non capisco. Dicevo, questa cosa l'hanno capita mentre nascondevano la pistola, immagino. Come fai il live? Streamer? Sì, no, in realtà no, io stiamo da un po', solo che stiamo sui processi, quindi non sono molto seguita. Perché io ho parlato con entrambi gli sceriffi da solo, senza il vicecomandante. E che cosa speravo che hanno confermato che non avessero preso loro la pistola, che non ne sapevano nulla, che non avessero soggetto. Non penso. Sì. Ti hanno detto la verità perché hanno capito che non potevano uscire soltanto con la verità, potevano uscire solo in quel modo. Un agente di polizia si assume sempre le responsabilità di quello che fa. Se faccio qualcosa che non è conforme alla legge, lo ammetto e mi prendo le responsabilità di quello che ho fatto, altrimenti non sto compiendo il mio lavoro nella maniera consona in cui dovrei svolgerlo. Abbiamo visto i conti delle persone, hanno dei soldi in più, hanno delle cose che potrebbero far capire che sono dei brutti agenti? Poi abbiamo visto solo questa scena. Non lo so, dare un porto d'armi per cui una persona può comprarsi legalmente una pistola... Stiamo parlando sempre della stessa persona. Credo che sia decisamente immorale e pericoloso. Stiamo parlando della stessa persona. Sì. Che dovevano portare... Se non sbaglio, gli ha fatto vedere una foto di una persona. Dice per te, Pippo, se hai fatto una cagata. Arma veramente illegale. Arrivare a chi vende in scaracca, io personalmente quell'arma, mi scusi, sporcherei le mani. Quell'arma ce l'aveva sempre il soggetto in mano. E certo. Quindi di cosa stiamo parlando? Un soggetto che ha un'arma di quel calibro in mano. Obiezione, vostro onore, richiedo che il test smetta di rispondere a questa cosa in quanto ci sono delle indagini che verranno approfondite successivamente sotto. Beh, non si può sospendere. Procuratore, non si può sospendere un processo. Non è stata portata nessuna prova riguardo a questa foto agli altri. No, dico, si posso... Cosa vuoi dire tu? La foto notificata non è assolutamente presente agli atti. Ma non può dirlo un procuratore, lo deve sapere lui. Non può dirlo con un'obiezione di un procuratore. In che senso? Se c'è una cosa sotto e stanno facendo delle investigatori. Che ne sa delle indagini? Il procuratore le conosce. Un secondo solo, Che teneva lui a scaracca. Ma scusami, se l'avvocato fa domande... Io ho fatto una domanda, non risponde. Un attimo, avvocato. Questa obiezione, prima cosa, non esiste. Cioè, non può interrompere una testimonianza perché deve sapere lui. Scusami. Se si va a processo, le indagini vanno a farsi fottere perché
Meno male si deve dire tutto, non è che Quando è ci sono stato indietro indietro. il processo di quello lì, quello abnorme, il mio primo processo, quando è stato che ti hanno cecchinato? Quando è Esatto, stato... fu quello detto lì, cosa dire e non l'indagine, dire. Allora vai, è stato Ti fu detto, detto. tutto in indagine, è stata detta, Esatto. proprio Dai, tutti i spingere, nomi. spingere. No, il procuratore, l'interruzione non può avvenire in quanto durante un processo Ma l'indagine è impazzisci. presente il fascicolo, appunto, di cui deve testimoniare appunto il poliziotto non può essere oscurato o censurato in base alle indagini. No, In è sede di negativo, vostro processo, onore. procuratore, va detto No, tutto ciò non che è deve dire la gente. vostro onore, non è stato portato agli atti con la Ok, foto e ma, col fascicolo. se l'avvocato ha tirato fuori. Chi l'ha tirato fuori? La gente l'argomento? L'avvocato. L'avvocato. Come fa a saperlo? Lui non... Allora, signori, l'avvocato non ha tirato fuori un fascicolo, ha fatto una domanda e poi voi Come avete fa detto che c'è l'avvocato a un avere questa foto? fascicolo. Io ho chiesto, ha visto la foto Appunto. Lui ha con la fatto una domanda, persona non ha con fatto uno sapere scaracca? niente. E Sì, lui ho mi ha visto la detto foto di un soggetto con uno scaracca in mano, un'arma altamente pericolosa, nonché pericoloso. credo militare. Proseguiamo Non comunque. credo Penso come che la questa gente sappia cosa. cosa dire o non dire durante Sì, una no, invasione. vabbè. E poi Non comunque rivelerò ricordo ulteriori che informazioni. Vabbè. ricordo comunque che in tribunale bisogna dire la verità. Quindi se Sì. la domanda che fa l'avvocato deve rispondere, non è che deve girarci attorno senza dire Bene, niente. avvocato, non capisco come questa cosa possa scagionare in qualche modo i due soggetti, visto che lei ha appena confermato che il soggetto è altamente pericoloso e ha a che fare con criminali di una importanza in città, perché quell'arma, parliamoci chiaramente, non tutti arrivano ad avere quell'arma, quindi rilasciare un porto d'armi a un soggetto così pericoloso, quindi permettendogli di andare in Sì, giro in polizia, indisturbato beh, con un'arma da speriamo fuoco. di no. Non è una mossa così No, furba, per scherzo, vedremo. quanto Se vai a venire in possano polizia definirsi potrei passare i indagini, bandi. non credo che sia così tanto Se mai verrà sbandito. consono alla divisa che entrambi gli sceriffi indossano tutti i giorni. Sì, questo è giusto. Non è stata una mossa, diciamo, da parte loro molto felice. Questo sto con lei, però quello che gli voglio far capire è. Avevano uno scaracco, un'arma Oh, veramente pericolosa, Shark, grazie e per il loro Prime. si sono sbilanciati per Buonasera. arrivare alla vendita di scaracca. È un'arma veramente, Il penso, di fine non giustifica distruzione. i mezzi nel nostro lavoro, mi dispiace. Il soggetto non so se ne Grazie ha mille, conoscenza, Shark. ma nei giorni successivi ha continuato a compiere reati, quindi per quanto mi riguarda gli sceriffi hanno solamente aiutato un criminale a Come ha fatto reati? delinquere nella maniera migliore possibile, essendo anche aiutato dalla legge in questo caso. No, una domanda gli voglio fare, agente. Mo Lei chi vediamo. arresta? Quelli che vanno a lavorare o quelli che rubano? Se quello che va a lavorare compie un reato, arresto anche quello che è andato a lavorare. Non faccio distinzione, onestamente. Se infrangono la legge, No, può gli essere la rifaccio la persona domanda, mi sa che giuridica. non l'ha capito. Mi risponda solo alla domanda degli avvocati e dei procuratori, non giri il discorso. La domanda Risponda è: alla domanda. lei arresta una brava persona o una cattiva persona Una che cattiva sbaglia? persona. Eh? Una cattiva persona. Una cattiva persona. E chi è che ha uno scaracca? Una brava persona che si alza la mattina a fare il latte o andare in macelleria a tagliare la carne? O uno che conosce la vera malavita in città? Uno che conosce la vera malavita. Giusto? Sì, Sei uno che conosce la vera malavita. interessato in E perdere? C'è allora, un modulo da chi ti vuoi affiancare compilare, Jack? per Se farti apri un aiutare? ticket Da uno generale che taglia la d'impero carne e o da uno chiedisci che... se ti posso far Che passare il link pellizca, per l'interstaff per il pellizca. modulo, puoi compilarlo? Cosa La hai polizia detto? ha i mezzi necessari per arrivare a queste cose, E anche come ce ne senza arrivate? l'aiuto di Scusate, queste avvocato, persone. come Perché ci se... arrivate? Domanda. Se non arrivate Sennò così. non credo di dover rispondere a questa domanda. Lei è un avvocato, io sono l'agente di polizia. No, no. Non per Lei deve rispondere alle forza, mie Jack, domande. devi rispondere. Non posso Nel modulo rispondere, trovi non tutte posso dare le cose. un'informazione di come la polizia arriva a tali informazioni a un avvocato. Perché avete una persona che vi dice come sono i movimenti e loro Non per quello forza. volevano fare. L'hanno fatto male, hanno peccato di poca esperienza.
La polizia ha altri mezzi per arrivare a queste informazioni. Oh, qua però comunque si sta gestendo benissimo. No, nonna, ma lui se non lo sa lui. Sono da persone che ti dicono le cose. No, ma so, io ti grida, ma dai, no, non lo so fare, non lo so fare, mi dice. Non è che ti svegli la mattina, siamo in una città, una telefonata, qualsiasi sta chi è infiltrato. Ci sta chi è infiltrato, giusto? Siamo in una città in cui in qualsiasi angolo si trova una telecamera. E la polizia ha accesso a tutte le telecamere della città. Non è vero, le telecamere sono soltanto... Assolutamente, infatti... Abbiamo accesso a telefonate, conti bancari. Ok. Tramite la procura. Ah, ok, ecco. E no, ti pensi che fanno una vendita sotto una telecamera? Domanda, hai visto mai una vendita sotto una telecamera? Sì. Sì? Sì, glielo garantisco. È successo. Vendevano i polli prima di vendere le armi? Non tutti i criminali sono svegli. Ah, ok. Ma penso che... Vai. Elisabetta, ci sei? Io ho finito così. Rispondi in privato. A posto. Bene, difesa, grazie, può tornare al suo posto. Accusate, domande da fare al testimone? Affermativo. Bene. Agente Mezzanotte. Come... Avete ritrovato l'arma da fuoco che era sparita da addosso al soggetto arrestato? Dopo ore di interrogatorio, uno dei due sceriffi ha ammesso di aver nascosto la pistola in un cassetto in una stanza del carcere di massima sicurezza. Ora le farò una domanda specifica. È vero che uno dei due test durante l'interrogatorio le ha espressamente chiesto di spegnere la bodycam per parlare? Affermativo. Ho finito, vostro onore. Sai che non mi ricordo. Ok. Difesa, altre domande da fare al testimone o possiamo procedere? Difesa, non la sentiamo. Avvocato? Voglio fare solo una domanda. Prego. Prego. Non mi ricordo, Shark, cosa intendi? Era spenta la telecamera. No. Ha sentito quello che tu voleva dire il collega? No, non lo posso fare durante il mio lavoro. E ti voleva dire la verità? Tutto quanto? Ma non so che non c'era, io faccio rispettare la legge. No, ma non c'ero, io non mi ricordo. Se la legge mi impone di avere sempre... Ma quella sera che arrestarono Icarus... No. Long. No, se sbaglia no. Noi dobbiamo far rispettare la legge. Mamma mia, se in primis forti, siamo oddio. Noi a non rispettare la legge, non siamo meglio siamo delle persone che combattiamo ogni giorno per le strade. Abbiamo picchiato non coprirei mai un poliziotti o che infrange la legge. Benissimo. Comunque non è vero che hanno fatto reati. Posso, avvocato? Dopo rinvia a processo. Prego, avvocato, può... Cosa? Non è vero che hanno fatto reati e dopo il rinvio a processo, come hanno detto prima. L'ha fatto dire Oscar. E lui ha detto sì. Ora sentiamo se sta parlando. Un attimo. No, stiamo confrontando tra di noi. Ho visto la fedina penale sul foglio e non c'è niente dopo il rinvio a processo per corruzione. Quindi non è vero che hanno fatto altri reati. Sì, l'hanno detto. Non mi ricordo chi l'ha detto, o mezzogiorno, mezzanotte, uno è uscito qui, qualcuno ha detto ha fatto reati. Però non l'hanno fatto, almeno se l'hanno fatto sulla fedina penale non c'è scritto. Mamma. E quindi non contano, perché no, se la fedina parla. Va bene, accusa, abbiamo altre domande da fare al testimone? Negativo. Vorrei procedere col chiamare il prossimo test. Perfetto, grazie testimone. Può procedere a sedersi al suo banco, grazie. Lo tavolo, a sua sedia. L'accusa richiama al banco, dico. Ahmed sulle mani. Prego, prossimo testimone, di sedersi. Ah, il tizio, mi sa, il criminale. No. Sulle mani è un detective. No. È presente il testimone appena chiamato? Sulle mani? Ahmed sulle mani è presente in aula? Procuratore? È presente, procuratore? No, è presente di fianco al vicecomandante, vostro onore. Perché non si sta alzando? Me lo sto chiedendo anch'io. Non gli funziona il microfono, forse. Date una contro. Vado a controllare.
Perché gli sto dicendo quello che devo dire. Mia, ragazzi, che casino, sì. Avvocato. Siamo vecchi. Dei reati commessi, non degli sceriffi. Richiedo un ammonimento all'avvocato per quello che ha appena detto contro il test. Cosa ha detto? Ha detto, secondo me, mezzogiorno di stati quello che deve fare. Di che cosa ho detto? Secondo te è un richiamo, è un momento. No, noi sì, è un movimento civico. No, il richiamo lo so, dillo tu, dillo tu. No, no, dillo tu. No, dillo tu. No, io non lo dico, dillo tu. Dai, mamma mia, parla. Perché? Parla, dai, madonna. Dai, veloce, è ormai arrivato il test. No. Dillo tu, dai. Nessun ammonimento, soltanto richiamo verbale, mi raccomando, a come si comporta. Il prossimo sarà ammonimento. Non c'è niente bisogno? Metà, secondo solo che c'è un'invasione sul mio banner. Non c'è bisogno? Che ti serve? No, io mi metto là perché non c'è. Ah, ok, vai, vai, ok, vai. Okay. No, scusate, sì, è posto. Possiamo procedere, prego. Grazie. Ripeta dopo di me. Giuro di dire la verità. Come si inonda gli sceriffi? Verità? Tutta la verità? Tutta la verità? Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Benvenuto. E di non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. E di non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Bene. Dimmi. Si identifichi, testimone? Sono il detective 1, Ahmed Sulemani, matricola 235. Bene, bene. Perfetto. Prego. Signor, rapporto del referto di 2. Grazie. Prego, procediamo. Scritto appena è pronto. Dal detective Shed. Yes, I'm ready. Grazie per il follow, Ifra, benvenuto. Buonasera, detective. Buonasera. L'ho chiamata in quanto il rapporto portato da parte dell'accusa, da quello che vedo, è stato scritto e redatto da lei, insomma. Esatto. Bene, ci può dire che cosa è successo durante l'interrogatorio avvenuto il 25/08? Perché stiamo spostando la allora, sinistra? Diciamo che i due agenti dello sceriffato sono stati interrogati da me, in quanto c'era stato detto che erano accusati di aver rilasciato un criminale trovato durante una sparatoria in possesso di un'arma illegale. Questo è stato l'inizio. Io ai soggetti ovviamente ho chiesto se fossero loro i due soggetti visti dalla bodycam del collega Mezzanotte e loro hanno dichiarato di essere appunto loro i due agenti che si vedono in quella bodycam. Ho chiesto anche, dopo essere venuto a conoscenza, se avessero rilasciato il porto d'armi al terzo soggetto arrestato. E anche lì hanno dichiarato di essere stati loro ad aver rilasciato questo porto d'armi. Silenzio, tombale. Lei ha interrogato entrambi i soggetti. Esatto, sì. Ma Oscar ha già tirato uno dei suoi sospiri. Ed entrambi le hanno confermato questa cosa? Sì, entrambi mi hanno confermato del fatto di aver smanettato il soggetto che a detta loro non c'entrava nulla in quel momento con la sparatoria, e entrambi mi hanno confermato di essere stati due agenti in questione a rilasciare questo porto d'armi. Adesso non mi ricordo chi dei due esattamente ha posto la firma sul porto d'armi dei due Simmons. Grazie mille, detective. A lei. Bene, difesa, prego, può procedere. Niente da dichiarare. Ah. Bene. Perché sennò ripetiamo sempre le stesse cose. Bene, quanto okay. È saggio questo avvocato. Allora, testimone, può tornare al banco al suo posto, prego. Va bene, la ringrazio. Accusa, abbiamo altri testimoni da chiamare in aula. Affermativo, l'imputato. Oh, Andrea Cristo, ma quando finisce? Prego, imputato. Sì.
metta la mano sulla Bibbia e ripeta dopo di me. Giuro di dire la verità. Ma le palle piene di cancellare di essa cosa. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Urli, non sta urlando, imputato. Ripetiamo. Sì. Ripeta dopo di me. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la piaga. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Bene, imputato, si identifichi, prego. Testimone. Andrea Simmons. Bene, accusa, procediamo pure. Affermativo, vostro onore. Le farò delle semplici domande, abbastanza basilari. Oscar, incredibile. Per quale motivo durante questo arresto e durante questa storia la sua bodycam era danneggiata, nonostante tutta quella dei suoi colleghi degli agenti dell'LSPD funzionassero benissimo, la sua non funzionava? Ma non sono un tecnico e non lo so dire di questa problematica della bodycam, quindi. Per quale motivo lo avete portato dietro la casa per perquisirlo? Per quale motivo l'abbiamo portato dietro la casa? Perché c'era molta confusione anteriormente. Vediamo quale devo scegliere delle risposte. Eccola. Ritorno alla sua risposta di prima, in quanto lei è tecnico, è vero, ma quindi lei non è attento quando entra in servizio ad assicurarsi che come tutte le armi funzionino e vengano giornalmente ripulite e controllate, non controlla che la sua bodycam registri e si attiva? Sì, che ho controllato prima di entrare in servizio, però non si sa mai con queste apparecchiature elettroniche, quindi. Questi giovani d'oggi con sempre sui telefoni. Che cosa è successo di preciso dietro quell'edificio mentre perquisivate il soggetto? Il soggetto è stato perquisito, è stata presa questa calibro 50 e una volta effettuata la perquisizione, presa questa calibro 50, è stato smanettato perché non era coinvolto in questa sparatoria. Fino a quale parte, anzi le faccio un'altra domanda prima, da quanto tempo era in servizio quel giorno prima di questo 10-10? Saranno state 1-2 ore. E in quale momento, io immagino che lei all'avvocato abbia riportato della sua bodycam e anche controllato quando suddetta bodycam abbia smesso di registrare? O si è corrotta tutta la registrazione? Da quello che ho visto nella bodycam, tutta la registrazione è andata persa. Procuratore. Fanno morire. Per quale motivo si ferma Oscar? È stato chiesto all'agente mezzanotte di spegnere la bodycam durante l'interrogatorio. Deve pensare a non sono io che l'ho chiesto. E dirà ma porco. L'agente mezzanotte ha avuto pochissime interazioni con me, quindi non ha interrogato neanche me medesimo, quindi non io lo so dire. Per quale motivo è stato rilasciato un porto d'armi a questo soggetto nonostante avesse una fedina penale sporca? Questa è stata una mia distrazione a controllare la fedina penale. E nella fretta è stato rilasciato il porto d'armi. Siediti, Toci. Siediti. Silenzio in aula, polizia. Silenzio in aula. Monica, piano. Oh, cancelliere. Dicevo. Cancelliere, chi ha permesso di parlare? Ci sto pensando, vostro onore, un secondo. Ma che cosa? Chi ha permesso al cancelliere di parlare? A che domanda deve fare?
ti prego, urla, presidente. Lei ha mai visto quella foto che è stata citata prima dall'avvocato? Aia. Sì. In quale occasione ha visto questa foto? Strumento esattamente circa 2 minuti prima della sparatoria. Quindi quando ha effettuato il porto d'armi al soggetto? Ma... dopo aver effettuato il porto d'armi al soggetto. Cosa? E non si è fatto chi delle domande? Aveva un'arma di grosso calibro tra le sue mani? Certo, mi sono fatto una domanda. Che Giuseppe? Per quale motivo non ha proceduto a un arresto? Che hai visto Giuseppe? Perché che in quel momento non ha compiuto nessun reato il soggetto, quindi c'era un'emergenza dei colleghi in pericolo. Chissà com'era. Erano intervenuti. Ottimo, finito le domande. Perché stai ridendo? Cazzeggiamo tra noi due. Ormai. Bene, bene. Avvocato? Avvocato a suo turno. Una domanda che lui ha fatto tanto, che voleva sapere della bodycam. Lei è un tecnico? No. Ok. E anche io. Come funziona la bodycam? Glielo spieghi al giudice. La bodycam è abbastanza semplice il funzionamento. Espressione, vostro onore, il test ha detto di non essere un tecnico, quindi non vedo come possa sapere qual è la soluzione del problema e di come funzioni. È un agente, se è un agente che ha fatto un addestramento, sa il funzionamento della bodycam. O mi sbaglio? Ok, aspettiamo un attimo. Obiezione accolta in parte. Aspetta, secondo me respinta, ma non potrà rispondere alle domande tecniche, specifiche, esatto, sulla bodycam. Tecniche. Ok. Dillo tu. Ok. Obiezione respinta, ma in parte. Il test potrà rispondere soltanto alle domande fatte sulla bodycam, ma in modo generico, e non sulle domande tecniche riguardanti il funzionamento della bodycam. Quindi non nello specifico, ma solo sul funzionamento generale. Prego, avvocato. Okay, la bodycam funziona semplicemente muovendo una piccola levetta, si accende e inizia la registrazione, poi muovendo nell'altro verso si spegne. Semplice, okay, funzionamento. Perfetto. Lei a fine turno che cosa fa? A fine turno la spengo e consegno i filmati. Hai là, che stiamo sulla sinistra. Solo a fine turno scopre se la sua bodycam funziona o non funziona. Sì, ogni tanto si dà una controllata a questa bodycam, però... Turno, cosa fa? Ok, come ogni tanto si dà una controllata? Magari in servizio, se per sbaglio si è urtato alla bodycam e si è spenta casualmente. Però la maggior parte delle volte non succede. Ok. Lei mi sta dicendo che ha fatto un porto d'armi perché non ha controllato bene, giusto? Esatto. Ok, nel frattempo lei ha visto quella foto? Successivamente a questo porto d'armi, sì. E che cosa ha pensato quando ha visto quella foto? Che sicuramente era un soggetto da tenere d'occhio, perché non tutti girano con uno Scarrimar. L'hai provato a fare amico, giusto? Ci ha parlato un po' di più il collega, però anch'io ho avuto una minima interazione con il soggetto. Va benissimo. Ho finito, giudice. Perfetto. Grazie per il suo intervento, avvocato. Accusa, abbiamo altre domande da fare al testimone? Mamma mia, Oscar. Affermativo, mamma due semplici Oscar. Domande. Mamma mia, Oscar. Lei ha affermato di controllare la bodycam durante il servizio. E allora io le chiedo, come controlla la bodycam, come primo fatto, ogni quanto la controlla e quante volte le è successo durante il suo servizio in questi anni che un file della sua bodycam sia stato rinvenuto corrotto? Allora, controllo la mia bodycam come la controllo vedendo se la leva è messa nella posizione corretta. Se si sono corrotti i file già in passato, sì, è capitato. Raramente, ma può capitare questa cosa. Qual era la terza domanda, mi scusi? Quante volte controlla la bodycam durante le ore di servizio? Quante volte controllo? Non c'è un numero specifico, non c'è un orario specifico quando... Quante volte l'ha controllata quel giorno stesso?
quel giorno, in quelle 2 ore di servizio circa, una volta inizio turno e basta. Ho finito con le domande, basta un'ora. Grazie, procuratore. Quando dice ho finito le domande, ho finito le domande. Difesa, altre domande? Domande? Bene. Allora, il testimone può tornare al suo posto, grazie. Altro testimone, altro giro, accusa, altra cosa. Abbiamo altri testimoni? Vivo, l'altro imputato, vostro onore. Imputato, prego. Ma è scemo Oscar, veramente, guarda. Perché? Perché tipo prima mi fa, no, non voglio fare 2 processi insieme. Ora invece li tracciano insieme. Metta sulla Bibbia, ripeto, allora, dopo ma di me. È Oscar. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. E di non nascondere nulla in quanto a mia conoscenza. Okay. Si identifichi il testimone. Samuel Simmons, nato il 4 gennaio 1999. Bene, prego, accusa. Un po' di contegno in aula, per favore. Lei era presente durante il rilascio del porto d'armi al soggetto? Affermativo. Lei ha visionato prima o dopo quella foto rispetto al rilascio? La foto è stata visionata nel parcheggio della centrale di Sandy Shores dopo aver rilasciato il documento cartaceo per la licenza di porto d'armi. Come... Le farò una domanda specifica, visto che il suo ex collega ha affermato che lei ha parlato di più col soggetto. Di che cosa avete parlato quel giorno? Quel giorno, in quei minuti... Dopo che ha visionato quella foto, sì. Mi permetto di correggere in quei minuti, in quanto successivamente c'è stato uno sparatore. Il soggetto mi ha mostrato questa foto. Mi ha detto che era interessato a collaborare e come agente esperto dello sceriffato ho pensato di cogliere questa occasione e di dire al soggetto di parlare successivamente al locale Francucci, in quanto dei colleghi erano in imminente pericolo di vita, vista la sparatoria successa nello stesso momento. Per questo ho detto al soggetto che lavorava in questo momento, non so se è stato licenziato dopo l'arresto, che lavora al Francuccio, di attendermi lì e che sarei arrivato successivamente per parlare con lui, in quanto dovevo fare rapporto sia al tenente che al detective 3, nonché responsabile del reparto investigativo dello sceriffato. Lo sanno pure le montagne. Quindi lei mi conferma che il soggetto non era ancora un suo collaboratore, in quanto non aveva ancora parlato di nulla. Poteva nascere, ma non c'era ancora niente di ufficiale, chiamiamolo così. Il soggetto mi aveva accennato di quest'arma e di conoscere i responsabili della vendita di queste armi. Per questo ho ottenuto, diciamo, queste parole per me, e per poi riportarle successivamente al tenente e al detective 3, che in quel momento non erano presenti. Quindi, non essendo presente in quel momento nessuno che potesse gestire la cosa dal punto di vista investigativo, ho detto al soggetto di incontrarci al Francuccio dopo, in modo tale da poter registrare la conversazione e scrivere verbale da consegnare poi agli ufficiali e ai sottufficiali. Quindi non era ancora un collaboratore, visto che non era stato firmato niente. Giusto? Non è stato firmato nulla. Ottimo. Per quale motivo lei ha chiesto all'agente Mezzanotte di spegnere la bodycam durante il suo interrogatorio? Io ho chiesto di spegnere la bodycam all'agente Mezzanotte non durante il mio interrogatorio, perché in quel momento non era ancora iniziato nessun interrogatorio. Ho chiesto semplicemente di spegnere la bodycam all'agente Mezzanotte per spiegargli 2 cose. A,
io e l'altro ex collega, come l'ha definito lei, non siamo fratelli perché eravamo entrambi stati dichiarati come fratelli. Poste... E B, per vedere se lui si fidasse di me. Non lo aspetta. Per quale... La sua bodycam, come quella del suo ex collega, sì, è stata trovata anche quella corrotta, conferma? Non è stata trovata corrotta, ma è stata trovata priva di micro SD. La bodycam mia e del mio collega sono due modelli diversi. Io sono entrato nello sceriffato prima di lui, mi è stata consegnata una bodycam che è all'interno una micro SD, dove vengono archiviate tutte le registrazioni. E questa micro SD? Sì. Anzi, vi faccio la stessa domanda dell'altro. Da quanto tempo si trovava in servizio quel giorno? All'incirca poco meno di 3 ore. Ottimo. E in queste 3 ore lei non ha mai controllato che la sua bodycam registrasse come da procedure? Assolutamente sì. Mi sono accertato sia di aver registrato ciò che il soggetto ha detto al primo incontro, al primo incontro, la prima discussione avuta a 16 ors. Mi sono accorto successivamente, dopo il supporto che ho ricevuto dal medical service, che dalla mia bodycam era sparita la micro SD. Automaticamente tutte le registrazioni fatte da me erano assenti. Ok, per quale motivo ha tolto l'arma dal soggetto stesso? L'arma è stata tolta dal soggetto, come anche dichiarato durante l'interrogatorio con il vice comandante Mezzogiorno, in quanto per il momento doveva avere la fiducia del soggetto. Se io in quel momento l'avessi arrestato per una cosa, perché sicuramente sarebbe stato arrestato anche per tentato omicidio di pubblico ufficiale, io ne ero a conoscenza che il soggetto non poteva aver sparato contro gli sceriffi in quanto era con me nel momento in cui la sparatoria è iniziata, ho preferito, diciamo, in un certo senso creare un rapporto di fiducia con il soggetto in modo tale da poi poterci parlare al francuccio e dopodiché fare i verbali e arrestare il soggetto per l'arma e magari qualcosa in più. E per quale pausa lunga non ha cercato di parlare magari con un collega dell'SPD riguardo a questa situazione invece che agire Costa, direttamente in quanto in questa suddetta azione di polizia c'era un vice comandante del dipartimento dell'SPD oltre che lo superiore detective, da quello che so è anche il vice comandante dello sceriffato stesso, ha tutti e due i dipartimenti sulla sua ala. Per quale motivo ha deciso di procedere senza parlarne con lui? Non ho deciso di procedere senza parlarne con lui per il semplice motivo che quando ho agito io non avevo visto il vice comandante Mezzogiorno. Quando in carcere ho incontrato Mezzogiorno, che specifico, ho incontrato Mezzogiorno in quanto l'agente Mezzanotte si è, diciamo, in un certo senso ha iniziato a indagare sul perché, per l'assenza insomma di questa pistola. Non ho avuto la possibilità di parlare in privato con il vice comandante Mezzogiorno, quindi in presenza di lo stesso agente esperto, l'ex agente esperto Simmons, che è seduto lì, con la presenza di un agente dell'LSPD, che per quello che ne so e mi riguarda non fa parte dell'unità investigativa, non ho ritenuto utile parlarne davanti a loro. È stato detto nel momento in cui ho avuto la possibilità di parlare da solo con il vice comandante Mezzogiorno e non sono passate tante ore. Siamo stati soltanto portati alla centrale dell'LSPD. Quando siamo stati lasciati soli, ho parlato con il vice comandante spiegandogli tutta la situazione, dall'A alla Z.
Ottimo, io ho finito le mie domande, vostro onore. Oh, bene. Si è lodato. Difesa? Allora, una domanda molto importante. Sì. Tu hai ricevuto queste informazioni, giusto? Quale informazione? Informazione di questa persona che vendeva o che aveva possibilità di farti legare delle vendite di armi automatiche. Sì. Giusto? Esattamente, ho ricevuto io l'informazione per prima. Ok, nel frattempo gli ha fatto anche un porto d'armi, giusto? Il porto d'armi è stato stampato da me. Ok. Sì, è stato stampato da me. Dopo queste informazioni che lei ha avuto, quanto tempo ha avuto prima di andare all'intervento? Letteralmente pochi secondi. Ok. Aveva vicino a lei, aveva un superiore che poteva dare questa informazione così delicata? Assolutamente no, eravamo presenti soltanto io e il collega. Ok. E lei ha provato a parlare con Mezzogiorno appena l'avviso? Io ho provato a parlare con Mezzogiorno dal momento in cui siamo usciti dal carcere, che quindi ho cercato di contattarlo, ma nella radio principale dell'LSPD non era presente. Okay. Automaticamente immaginavo che il vice comandante sarebbe presentato allo sceriffato per appunto ulteriori delucidazioni sull'accaduto, in quanto credevo e speravo che la parola di due sceriffi valesse di più di quella di un pluripregiudicato, ma a quanto pare si è presentato soltanto per dichiararmi stato di arresto, in stato di fermo. Ma lei gli ha detto subito la verità a Mezzogiorno o per caso ha girato intorno? Quando erano presenti il sergente Scott, se non erro, e l'agente Mezzanotte, no. Ho mantenuto ciò che... L'informazione che aveva. Esattamente. Nel momento in cui... Ah, perché rimasto, gli dà fastidio? Sono rimasto da solo. La voce in aula, ancora. Ti rifaccio la domanda. La prossima volta facciamo allontanare la polizia, eh? Ti rifaccio la domanda. Sì. Quando ha visto Mezzogiorno per la prima volta che è riuscita a parlare con lui, gli ha detto la verità o ci ha girato intorno? Assolutamente no. Quando siamo rimasti soltanto io in Mezzogiorno ho detto la verità. Perché ha pensato che era una persona che poteva dare questa informazione delicata, giusto? Assolutamente sì. Ok. Per lei è giusto dare un'informazione così delicata non a qualsiasi poliziotto, perché lui è un poliziotto. Assolutamente sì. Ma lui è anche in quanto da agente esperto ritengo che, diciamo, avere un interesse dal punto di vista investigativo bisogna essere un qualcosa di più. Va benissimo. Qua è un grande processo. Finito. Non ho altre domande? Negativo, vostro onore. Bene. Grazie. Figa, finalmente. E testimone può tornare al suo posto, grazie. Beh. Accusa, abbiamo altri testimoni da chiamare in aula. Dice sì, lo sparo. Negativo, sì, vostro sparo. Onore. Oh, grazie. Difesa, abbiamo testimoni da parte vostra da chiamare in aula. Negativo. Procediamo con le linee finali, accusa. Oh, Preppi, buonasera. Ottimo. Per quanto riguarda questi due processi, farò appunto una ringa unica in quanto il processo si è tenuto. Grazie. Appunto come un processo unico. E vorrei partire col fatto che questi due agenti, per quello che si è potuto evincere dalle loro stesse parole, spesso e volentieri hanno commesso degli errori. Guarda caso le due body cam che non registravano in quel momento, ma per tutto il resto della giornata sì. Per quanto riguarda un porto d'armi rilasciato, non prestano assolutamente attenzione a quello che è il loro compito, ovvero un compito di grossa importanza, ovvero quello di far rispettare la legge. Oltre a ciò hanno appunto fatto scappare un soggetto cercandolo di salvare, nonostante il soggetto stesso, come affermato sotto giuramento, non fosse ancora un collaboratore di giustizia, ma era una persona qualunque. Poteva anche essere una persona che voleva tirarli in una trappola, senza nessun tipo di problema, insomma, posto, in quanto non c'era nulla di certo.
per questo l'accusa richiede l'ergastolo a vita per entrambi e due sceriffi e il sequestro di tutti i beni, metà vita, in quanto l'accusa di corruzione, vostro onore, dalle prove penso sia più che fondata. Grazie, concluso. No. Bene. Difesa, prego, procediamo con le vostre ringhe finali. Allora, i miei clienti si... come fargli capire? Sì, si prendono tutte le colpe del proprio lavoro che hanno fatto, però non sono corrotti, hanno solo avuto una mancanza di informazioni per mancanza di superiori. E hanno soltanto occultato delle prove per arrivare a un punto certo, una vendita di armi. Bene. Concluso? Bravo. Concluso? Ha concluso, avvocato? Passa, fine. Ok, che cosa chiede quanto riguarda le sanzioni e le pene che ha appena annunciato il procuratore? Cosa chiede da parte della difesa? Beh, io penso che l'ergastolo sia un po' troppo delle persone che si sono impegnate, hanno rischiato il proprio posto di lavoro per provare a levare un po' di criminalità. Quindi? Chiedo soltanto un po' di intelligenza per capire quello che hanno fatto di bene sbagliando. Bene, concluso? Sì, sì. Ok, ci ritiriamo per la corte, si ritira per deliberare. Allora, cosa pensiamo di fare? Vuoi dire tu, dai tu la sentenza che tu scrivi quelle cose belle? Ah, ma già avete la sentenza? No, dico... Penso, puoi dire tu per fuori. Io l'ho seguita bene. Ma tu puoi dire tu però la sentenza. Te lo scrivo se vuoi. Ma io leggo male, ora leggi tu. Tu possa leggere bene in modo lineare? Dipende, se la leggo tipo prima, sì, a volte so leggere. Bah! Ma sai leggere? No. Più o meno. Aspetta, allora, un attimo, cancelli. Innanzitutto scegliamo la pena. Volevo sentire. Raga, ma allora, io ti dico, l'avvocato ha fatto un buonissimo lavoro. Oddio. Allora, questa è la prima volta così da un momento all'altro, così da, cioè, da decidere 5 di prima, sto molto bravo. Allora, a me ha fatto capire che veramente questi qua hanno sbagliato soltanto le procedure e che la corruzione non c'è. Ma io non ho seguito, ragazzi, non so cosa scrivere. Cioè, allora... Non hai seguito? Allora, comunque, parlando seriamente. Allora, ci sta questo video, in pratica il processo è questo. La procura che dice... Voi due agenti avete provato a nascondere le armi, avete dato un porto d'armi sbagliato, non avete le GoPro, ok? Però la difesa dice, io non ho detto subito la verità perché stavano degli agenti che non erano parte dell'investigativa e che quindi non potevano fare niente, quindi sarebbe soltanto stato un modo per esporsi di più. E questo per loro non andava bene, infatti a mezzogiorno hanno raccontato tutto subito, ma quando c'era mezzanotte e gli altri agenti no, perché avevano paura che loro fossero orecchie indiscrete, diciamo. Sono di ascoltare la sentenza live, aspetta che muto sti bastardi che ascoltano. Ecco, mutiamo, va. Perfetto, mutato.
Boh, tu cosa ne pensi?
Grazie per il follow, Luca Ragan, grazie per il follow. Stiamo deliberando, eh.
Audio, scusate. Scusate, scusate l'audio. In conclusione, la Corte condanna i due imputati, Andrea Simmons e Samuel Simmons, al sequestro di tutti i beni e alla pena detentiva dell'ergastolo. L'udienza è sciolta. Bene. Quella suspense però mi ha fatto morire. Esatto, mi ha fatto prendere un condanna. colpo. Oh, yeah. Andiamo fuori, facciamoci vedere al posso pubblico. dire una cosa veloce? Facciamoci vedere al pubblico. Se Apri mi da qua. te date pavoni. Buonasera, procuratore. Buonasera. Ottimo lavoro. Procuratore. Grazie, giovani. Arrivederci. Avvocato. Ottimo lavoro. Arrivederci a lavorare tutti. Con voi. Avevo dato già. Andiamo a cambiare. Un ottimo lavoro, avvocato. Veramente un ottimo lavoro. Agente, buona peccato. Serata. Grazie, arrivederci. Elizabeth Woodridge Grant. Elizabeth Woodridge Grant. Lo so, ma ha fatto sempre un buon lavoro. Peccato per l'est. Vice comandante, lei è sposato. È sposato e ha una figlia, vice comandante. Come si permette? Bonzo. Beh, Marshall, buona continuazione, buon lavoro, è stato un piacere, io me ne vado. Signori, arrivederci, arrivederci, signor cancelliere. Buonanotte e buona fortuna, carina. Giraldi. Sì, sì. Voi due giudici dovete essere portati in hotel, giusto? Tu hai detto che non aspetta. Hai Giraldi, sono io. Comunque, mandami un'altra volta. Giudicessa, vieni, giudicessa. Mandami un'altra volta. Posso dirvi una cosa? C'è un solo un po' più girare, brevi che dillo... se ce ne sono 800 ci cioè mettete gli anni. Ma shut up. Ma... giudicessa, tu mi avevi detto che dovevo fare una cosa stasera. Dovevo sì, adesso dobbiamo farla tutte e tre. Che dobbiamo fare? Un bel regolamento del carcere, ragazzi. Perfetto. In che senso il regolamento di carcere? Ci stacco un attimo. Ok. Bene, ragazzi. I processi sono finiti. Il 2 no, non ci sarà il wipe. Il wipe sarà più avanti, penso, perché il 2 presentano il nuovo impero, ragazzi. Quindi mi raccomando, il 2 settembre in live da Ninja, che presentano il nuovo impero, l'impero 6.0, mi raccomando. Vi ringrazio tanto per essere qui con me. Vi ricordo, ecco, che potete fare punto esclamativo comandi, vedere i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube. Io, ragazzi, vi saluto tanto, vi lascio da Stira, ragazzi, mi raccomando. E niente, vi ringrazio per essere stato con me e ci vediamo alla prossima live. Ciao!